Eccolo qua, abbiamo tolto parte dell'albero di trasmissione di questo BMW 530D perché oggi ci occuperemo di lui. Cambio automatico, seguite la puntata, sarà molto interessante. Vai con la sigla! Bentrovati ragazzi, eccoci qua in questo nuovissimo video. Come avrete capito dall'anteprima, oggi andremo a parlare di trasmissioni automatiche. Ho deciso di fare questa puntata perché i cambi automatici, che sono sempre più in voga nelle auto di ultima generazione, vengono un po' dimenticati, tralasciati a livello di manutenzione. Oggi andremo a fare un po' di chiarezza su questi aspetti. Ma prima di cominciare però ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ho deciso di fare questa puntata perché sempre più clienti vengono in officina e cascano dalle nuvole quando sentono che la loro trasmissione è da manutenzionare. Vuoi perché magari tanti clienti hanno un retaggio proveniente dagli anni 80-90, dove erano abituati alle trasmissioni manuali, dove fondamentalmente nessuno faceva mai niente. E invece è importantissimo sulle trasmissioni automatiche, sia di ultimissima generazione che anche più datate, fare la corretta manutenzione. La corretta manutenzione cosa prevede? Prevede la sostituzione del lubrificante all'interno della trasmissione, la sostituzione dei filtri e possibilmente il lavaggio in pressione con una macchina come questa al mio fianco, che va proprio a pulire e a togliere tutte le morchie che ci sono all'interno sia della meccatronica che comunque della coppa, di tutte le parti, radiatore, di tutte le parti dove scorre il nostro liquido trasmissione. Voglio fare un passo indietro perché molti di voi sicuramente mi diranno: ah, ma quando sono andato in concessionaria mi hanno detto che l'olio della trasmissione non va toccato, non va manutenzionato. Ragazzi, non è assolutamente vero. Chiunque faccia queste affermazioni purtroppo lo fa tirando l'acqua al proprio mulino. Lo dico perché le concessionarie devono pensare a vendere delle macchine, devono pensare a fare numero. Vi basti pensare che faccio un esempio a caso, la BMW fino a un po' di anni fa vi diceva che l'olio era lifetime, no? Come si usa dire, cioè per tutta la vita dell'auto. Invece ragazzi non è vero, perché oggi, sempre parlando di BMW, le concessionarie hanno cominciato a fare i tagliandi alle trasmissioni. L'altro giorno è venuto un cliente con una Peugeot 3008 e mi fa: ah, mi hanno detto in concessionaria che l'olio del cambio non è mai da sostituire. Dico: ma guarda, assolutamente non è vero. Ma questo perché accade? Accade perché c'è tanta disinformazione. Prima ho fatto l'esempio della BMW, ma se voi chiamate, ad esempio noi qua siamo a Bologna, se chiamate la ZF a Bologna vi dirà assolutamente che l'olio della trasmissione è da cambiare ogni 60, 70, 80 mila chilometri a seconda dell'utilizzo. Vi racconto anche un piccolo aneddoto. Io avevo personalmente una Nissan GT-R R35 al quale dovevo fare il tagliando alla trasmissione. Andai qua nella concessionaria Nissan più vicina, che tra l'altro era anche un GTR Center, e mi dissero che non c'era da sostituire il filtro all'interno della trasmissione. Dico: ma come? Casco dalle nuvole, loro mi dicono: sì, guarda, noi sostituiamo solamente l'olio in coppa senza cambiare nient'altro. Mi informo, vado sui forum, guardo, leggo, vedo che esiste un filtro della BorgWarner che costa... un filtro in carta normalissimo che costa $30-40, e a forza di documentarmi ho capito che Nissan in Italia semplicemente su 10 litri di quantitativo olio presente all'interno della coppa ne cambia solo 7, perché non va a sostituire il filtro che io poi comprai dagli Stati Uniti e mi feci il tagliando da solo, perché c'è da smontare la coppa. Loro semplicemente facevano lo scolo, lo sostituivano andando a sostituire 7 litri su 10, quindi rimanevano all'interno del cambio 3 litri di olio sporco insieme al filtro pieno di impurità. Questo era è il protocollo che prevede Nissan Italia. Attenzione, non è per fare polemica, non è per andare a sminuire il lavoro delle concessionarie, che chiaramente si attengono rigorosamente a quello che le istruzioni che gli danno diciamo i distributori e gli importatori. È per dirvi di aprire gli occhi, perché purtroppo non è tutto oro quello che luccica e bisogna stare attenti con queste trasmissioni, perché è un attimo che la trasmissione comincia a creare dei problemi e dopo ragazzi sono cavoli amari, perché queste trasmissioni sono molto molto costose.
Ma torniamo a bomba sulla nostra BMW Serie 5. Vi faccio vedere brevemente qual è il lavoro che va fatto per fare una corretta manutenzione alla trasmissione. In questo caso abbiamo coppa dell'olio nuova con, vedete, il suo filtro integrato all'interno, calamite nuove, ok, che vengono sostituite insieme al filtro, tutta la bulloneria nuova con il suo tappo olio a vite nuovo. Tutto questo verrà sostituito e adesso vi faccio vedere la procedura. Ecco qua, abbiamo collegato i tubi alla mandata e al ritorno della macchina, siamo collegati direttamente sul cambio, vedete le tubazioni all'interno delle quali scorrerà olio nuovo ed olio esausto, collegate all'interno della macchina. Cominciamo con un lavaggio, all'interno di questa boccetta andremo a mettere un additivo che servirà per andare a pulire la trasmissione da tutte le morchie, da tutte le impurità che sono al suo interno. Lanceremo con il motore in moto un ciclo di lavaggio di 15 minuti, dopodiché smonteremo la coppa, ci rivediamo tra poco a coppa smontata, così vi faccio vedere cosa c'è al suo interno. A few moments later. Ecco qua, mettiamo sotto il nostro raccoglitore per l'olio, abbiamo fatto, finito adesso il lavaggio, abbiamo svuotato la coppa, adesso tutte queste Torx da 40 che vedete qua le andiamo a smontare, così la nostra coppa verrà giù e dopo controlleremo insieme le condizioni. Ok, ci siamo, io sto riprendendo, Davide sta tirando giù le ultime due viti, ecco tutto l'olio che scende ragazzi, quello che diciamo è rimasto dopo lo svuotamento fatto con la macchina, le ultime Torx. Ok, ci siamo quasi, il momento è catartico. Ok, coppa d'olio abbassata, tiriamo giù quel po' di olio che è rimasto. Qua potete vedere tutta la parte meccatronica della trasmissione, dove che chiaramente è a bagno d'olio. Adesso noi andiamo a prendere la nostra coppa. Questa è una macchina con 118.000 km e non è mai stata fatta nessuna manutenzione alla trasmissione. Ok, andiamo. Qua BMW vi dice warning lifetime oil, che non è assolutamente vero, ok? Non è assolutamente vero. Guardate, provo ad estrarre, inquadra qua, guarda le calamite, guarda che roba, guarda che morchione, guarda che residui, cioè residui devastanti di sporcizia. Guarda qua dentro il filtro, non so se riesce a inquadrare, guarda. È tutto completamente sporco di morchia, totalmente. Adesso noi questo lo andremo a sostituire con il suo filtro nuovo e tutta la bulloneria relativa nuova, calamite nuove e filtro nuovo. Coppa nuova montata, ora andiamo a fare il riempimento con l'olio nuovo, gli diamo l'ok. Ecco, avete sentito? La macchina è partita, guarda che differenza, guarda qua, fai vedere, olio nuovo ed olio esausto, guardate che differenza di colore, cioè veramente incredibile, nero contro praticamente giallino chiaro. E le concessionarie ancora si ostinano a dirvi no, ma l'olio non va sostituito. Ora salgo in auto, la metto in moto, facciamo l'ultima parte di riempimento della parte meccatronica, dopodiché con la macchina in moto faremo il livello dell'olio e dopo faremo un breve test su strada per vedere la macchina come si comporta. Allora ragazzi, vedete che qua di fianco abbiamo il tappo a vite che va svitato per fare il livello. Vai Davide, controlliamo, motore in moto, vedete che non esce niente, non esce niente, quindi andiamo a fare il livello adesso, quindi ad aggiungere olio, aggiungiamo mezzo litro di olio, perfetto, eccoci qua, la macchina sta sparando dentro l'olio, ecco, vedete che inizia a colare l'olio, questo vuol dire che quando comincia a fare il filo così vuol dire che l'olio è arrivato a livello. Eccoci qua finalmente alla prova su strada, partenza. Beh, innanzitutto non ci sono più gli strappi che c'erano prima in partenza, non c'è più quel ritardo di risposta in partenza sul pedale. Proviamolo anche in manuale. Le marce
marce entrano come un cambio a variazione continua, non si sente più lo stacco tra una marcia e l'altra che si sentiva prima, segno che anche i propri passaggi dell'olio nella meccatronica si sono puliti, è molto più fluido, è molto più fluido, le marce entrano anche molto prima, prima saliva molto più di giri prima di innestare al rapporto successivo quando eravamo in D, quindi a tutto vantaggio della guidabilità e anche dei consumi che chiaramente si riducono. Direi ragazzi che il lavoro è riuscito alla grande e adesso torniamo alla base. Veniamo ora alle domande che ci fate più spesso, ovvero quanto costa fare un tagliando alla trasmissione come nel caso di questa BMW. Beh, allora innanzitutto cominciamo col dire che i costi sono estremamente variabili, quindi nel caso in cui abbiate ad esempio un'auto con cambio di ESG o S-Tronic a doppia frizione per intenderci, i costi sono sicuramente più limitati perché non c'è da sostituire coppa, niente, c'è solamente normalmente un filtrino che va dentro la sua sede e poi se semplicemente ci si collega alla trasmissione, si fa il lavaggio e il riempimento. In questo caso chiaramente il costo è superiore perché abbiamo la coppa, abbiamo i filtri, abbiamo le calamite, abbiamo molto più olio che va dentro il cambio, quindi i costi diciamo che possono andare, per darvi una forbice, dai 300 fino ai 700-800 euro. Chiaramente io vi invito a inviarci un'email, a contattarci con i dettagli della vostra auto per sapere quale può essere un costo per un lavoro similare. Detto questo ragazzi, non mi resta che salutarvi, quindi mentre io metto la manetta in D, ragazzi, pronto a partire a cannone, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video.